Rassegna stampa di oggi 8 marzo 2018. Un augurio a tutte le donne oggi a Festa della Donna da parte di RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Questa rassegna stampa è edita appunto da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Questa è la prima edizione, cari amici. Elezioni 2018, Orfini dice Renzi si è formalmente dimesso e Richetti dice lunedì la direzione individuerà il reggente. Con una nota ufficiale, il presidente del Partito Democratico ha spiegato che il passo indietro del segretario è immediatamente esecutivo e verrà formalizzato lunedì. Già convocata l'assemblea del partito, dovrebbe tenersi a fine aprile, potrebbe eleggere il segretario così come è avvenuto con Franceschini dopo Veltroni nel 2009 e con Epifani dopo Bersani nel 2013. Salvini dice Gentiloni proroga gli incarichi ai servizi segreti, il Movimento 5 Stelle tace, non vorrei fosse l'anticamera di un'intesa PD Movimento 5 Stelle. Il governo rinnova Pansa e Manenti. Palazzo Chigi dice informati tutti i leader, il prossimo capo del governo prenderà decisioni autonome. La Lega risponde tempi inopportuni. Elezioni 2018, schede elettorali dall'estero, 450 non valide a San Marino, irregolarità anche in Australia. A San Marino schede con voto espresso ad una lista e a un candidato ex senatore. In Oceania annullamento di voti dovuti alla presenza di numeri progressivi accanto ad ogni simbolo di lista. Vienna, uomo accoltella passanti, quattro feriti, tre gravissimi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'assalitore, dopo aver accoltellato una famiglia, è fuggito verso la metropolitana, dove avrebbe ferito un altro passante. I residenti della zona sono stati invitati a non uscire di casa. Regno Unito, l'ex spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Yard dice volevano ucciderli. Il responsabile dell'antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la polizia ritiene che l'ex spia sia stato un bersaglio mirato senza chiarire la matrice. Secondo i media britannici, le indagini si sono estese anche alla morte della moglie e del figlio deceduto negli scorsi anni. Il ministro degli esteri russo, dice che sono bufali, così si complicano i rapporti tra Mosca e Londra. Cari amici, la rassegna stampa termina qui. Rinnoviamo gli auguri oggi 8 marzo a tutte le donne. E vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.